Pace, grazie, buongiorno a tutti. Marco mi scrive: pace caro Mario, in Apocalisse la Bibbia dice che oltre al libro della vita vengono aperti altri libri. Secondo te cosa c'è scritto sugli altri libri? Un fratello una volta portò un video mentre lui filmava a casa sua e quando ha rivisto il video si intravedeva un angelo con una penna che scriveva. Tu cosa pensi? Grazie per la risposta. Caro Marco, grazie per la tua domanda, che devo dire il vero, non ho mai ricevuto prima. Troviamo il passaggio a cui ti riferisci in Apocalisse 20, dal versetto 11 al 15. Dice così: poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro che è il libro della vita e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ok. Questo passaggio è uno dei preferiti per tutti coloro che, pur accettando teoricamente il perdono di Dio attraverso Gesù Cristo, si rifiutano di accettare quel perdono come a sé stante, senza bisogno della nostra continua partecipazione e della nostra assoluta santificazione. Come si dice in inglese, I beg to differ. O in italiano, io non la penso proprio così. Oh, vediamo un paio di cose alla luce della parola di Dio e non a quella della tradizione religionistica che ci portiamo dietro da decenni e da secoli. Oh, in questa visione apocalittica, molto molto allegorica, Giovanni vede Dio seduto a mo di giudice su un trono bianco. In piedi davanti a lui Giovanni vede i morti. Ok, primo punto. Chi sono questi morti? Chiaramente non i cristiani. Stando a quanto dice Giovanni 3,16, noi abbiamo ricevuto la vita eterna, quindi siamo vivi, non morti, eternamente. Ok. Chi è l'unico essere ad avere una vita eterna, in altre parole, senza fine, ma anche senza inizio? Gesù Cristo, chiaramente. Quindi, se sei un figlio di Dio, hai la vita di Gesù Cristo in te. Ergo, non la puoi perdere. Ergo, non puoi far parte del gruppo dei morti. Oh, forse mi direte, no Marchio, i morti potrebbero essere tutti quelli che sono morti fisicamente. E no, perché 2 Corinzi 5,8 dice che siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. Quindi i cristiani partiti dal corpo abitano con il Signore. Fine della discussione. I libri vengono aperti e i morti vengono giudicati dalle cose scritte nei libri. Ok, nuovamente, i morti vengono giudicati. Io non sono morto, sono vivo in Cristo. Oh, a parte questo, il mio giudizio è già avvenuto sulla croce in Cristo. Come afferma Romani 6,23, la pena o il salario del peccato è la morte. E chi è morto? Gesù è morto, per me, invece di me. Ecco perché Paolo dice chiaramente in Galati 2,20, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Ok? Poi, i morti vengono giudicati secondo le loro opere. Di nuovo, chiaramente, la scrittura non sta parlando di me, in quanto Efesini 2,8-9 afferma senza la minima ombra di dubbio che io sono stato salvato mediante la fede e ciò non viene da me, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché io non me ne vanti. L'unico posto dove il mio nome sta scritto è sul libro della vita, quello è il libro che è stato acquistato con la croce di Cristo e sulle cui pagine Dio ha scritto il nome dei suoi figli con il sangue del divino agnello. E
ciò che sta scritto su quel libro, amore mio, nessuno, nessuno potrà mai cancellare o alterare. Quel libro è il mio indirizzo, una volta per sempre. Ok, per concludere, solo un mio punto di vista per quanto riguarda ciò che viene comunemente definito come inferno, l'Hades. Il versetto 15 afferma che Hades e morte vanno a finire insieme nello stagno di fuoco, giusto? Ok, una considerazione mia, vi prego di notare questa piccola parola, mia, considerazione mia. Io non credo, ripeto, io non credo che esista la morte eterna. Io credo fermamente con tutto me stesso, spirito, anima e corpo, nella vita eterna che ho in Gesù Cristo. Ma non credo che possa esistere la morte eterna. Per il resto, vedete voi. Oh, infine, per quanto riguarda il fratello che ha visto un angelo con la penna che scriveva, ho appena ricevuto un commento su YouTube riguardo il mio video, ma i morti ci vedono o no, che mi ha lasciato a dir poco esterrefatto. Non riesco a credere che ancora ci siano persone che possono credere queste cose. Oh, ecco cosa questa persona mi ha detto. Faccio il volontario al cimitero del mio paese e a volte vedo delle anime, delle ombre che mi chiamano. Quando non pulisco le loro tombe, me li sogno e mi dicono: perché mi hai scansato? Io gli dico: perdonatemi, ma i vostri familiari promettono, ma non danno niente per la vostra anima. E loro si offendono e lapidano i loro familiari, perché se loro soffrono in purgatorio, i loro familiari devono dirgli messe e devono dare qualcosa ai poveri e fare elemosina. Ok, no comment. Quindi, l'angelo che scrive nei libri? No, non penso proprio. La scrittura dice in Ebrei 1,14 che gli angeli sono spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore a quelli che devono ereditare la salvezza. Chi eredita? I figli. Chi eredita salvezza? I figli. Gli angeli non scrivono cosa fanno di male i figli, gli angeli servono i figli. Spero di esserti stato utile. Un abbraccio.